Lei ha parlato anche di un ritorno, di un possibile ritorno delle stragi come modus operandi. Alla luce di questo alzare la testa da parte delle giovani generazioni, potrebbe essere un'opzione tenuta in conto da Cosa Nostra e dalle varie organizzazioni mafiose? Io mi sono semplicemente limitato a dire che la storia della mafia ci insegna che le strategie sono cambiate nel corso del tempo e molto spesso si è tornati a strategie che si ritenevano definitivamente abbandonate. Certo, non l'ho detto per primo io, ma quello che è accaduto in Italia, le stragi del 92, del 93, tanti omicidi eccellenti si sono potuti sviluppare perché intorno a quei soggetti, intorno a Falcone, a Borsellino, a tante altre vittime di mafia, si era creato un pericoloso isolamento dovuto anche ad una colpevole indifferenza di tanta parte della popolazione che non stava né di qua né di là, che pensava che la lotta tra la mafia e l'antimafia potesse essere una vicenda da seguire come spettatori di una partita, di un evento sportivo. L'indifferenza è la migliore alleata delle mafie da sempre. Lo slogan che la mafia dà lavoro e lo Stato lo toglie è assolutamente il contrario della verità. La mafia impedisce e ha impedito lo sviluppo vero e credo che nonostante qualche cosa sia da perfezionare, il meccanismo delle confische, del riutilizzo per fini sociali stia funzionando bene e funzionerà sempre meglio. Ricordiamoci e ricordate voi operatori della informazione la vicenda della clinica Villa Santa Teresa a Bagheria. Ricordatevi quanto lievitassero i costi delle prestazioni, quindi a carico dei contribuenti, anche dei contribuenti malati di tumore, quando era gestita dalla mafia e come sono stati abbattuti dopo, quando è stata gestita e poi definitivamente attraverso la confisca dallo Stato.